Un importante riconoscimento è giunto a Patrizia Carlozzo, entrata a far parte dell'Associazione Storica Cesarine, un gruppo che riunisce le migliori cuoche e i migliori cuochi casalinghi d'Italia. Un importante riconoscimento quello che Patrizia ha avuto, ecco, parliamone. Io sono lusingata e sono molto felice di far parte adesso anche del gruppo di questa associazione, Cuochi Cesarine, che è proprio un'associazione storica delle cuoche, delle migliori cuoche, cuochi casalinghi d'Italia. E loro sono anche una comunità diffusa slow food, quindi vanno comunque alla ricerca e alla salvaguardia delle tradizioni e delle ricette e dei piatti tradizionali d'Italia e quindi anche regionali. Quindi infatti gli ospiti che vanno nelle case delle cesarine, oltre a cucinare con loro, quindi cucinare piatti tipici della tradizione siciliana e italiana, vanno anche nei mercati oppure nelle cantine o nei caseifici, proprio per andare alla ricerca delle nicchie, ecco, dei prodotti migliori della nostra Sicilia. Un importante riconoscimento che arriva anche a testimonianza di un impegno negli anni che lei ha avuto nel settore enogastronomico, con particolari ricerche verso le tradizioni siciliane. Sì, questo infatti io sono sempre stata appassionata della cucina e sin da piccola mi sono affiancata alle nonne, a mia mamma e alle zie, che comunque ricordavano questi piatti tradizionali di una volta, e io tutt'oggi vado alla ricerca di questi piatti della tradizione. Ne posso dire qualcuno, ad esempio la zuppa di seppie di Siculiana, oppure il macco di fave di Raffadali, oppure ancora, andando più nell'entroterra, il pitirri di San Biagio Platani, che non è altro che una zuppa di semola di grano duro arricchita con delle erbette, con delle verdure come il finocchietto ad esempio, oppure delle cicoriette, oppure ancora a San Biagio Platani i cuggiura, che non sono altro che i pupi cull'ova, cioè praticamente questo piatto, questa ricetta tradizionale del periodo della Pasqua, come anche il tagano di Aragona. Il post pandemia come sarà, in un momento in cui la ristorazione è stata ferma, anche quella casalinga? Beh, spero poter, ecco, avere più ospiti possibili e poter far conoscere la nostra bella tradizione siciliana enogastronomica anche in America, in Germania, in Australia, ospitando naturalmente a casa qui da me questi ospiti, questi turisti stranieri.